Allora, buongiorno a tutti, benvenuti in questo video. L'argomento di questo video sono gli integrali definiti. Ok? Allora, innanzitutto diciamo cosa si intende per integrali definiti. Allora, data una determinata curva, quindi faremo adesso questo video, farò vedere un po' tutte le formule che si utilizzano e l'applicazione degli integrali definiti. Poi nel prossimo faremo tutti gli esercizi, quindi sarà il prossimo, sarà un video tutto di esercizi su integrali definite, sulle loro applicazioni, calcolo delle aree, calcolo dei volumi e tutte le applicazioni. Allora, vi do in questo video vedremo le formule, vedremo il significato un po' anche pratico degli integrali. Allora, data una determinata curva, quindi allora, supponiamo di avere una curva che noi chiamiamo con una curva f di x, ok, che disegniamo adesso approssimativamente sul piano cartesiano. Perdonate se gli assi non vengono mai perfettamente dritti, ma io a mano è abbastanza complicato disegnarli. Allora, supponete di avere una curva f di x, ok, diciamo così generica. Allora, definiamo, diciamo così, due punti A e B, ok, due valori di x. Allora, l'integrale definito con questi due estremi di questa curva, adesso ve lo scrivo, lo scrivo un attimo. Rappresenta il valore di tutta quest'area, cioè rappresenta l'area sottesa dalla curva e dall'asse x. Quindi, sostanzialmente, l'integrale da A a B, dall'estremo A all'estremo B, della nostra funzione, ok, non sarà altro che un numero e esattamente il valore dell'area che vedete. Ok? Adesso vedremo che si intende l'area col segno, quindi se per l'area che sta sopra l'asse x, il segno positivo, per l'area che sta sotto l'asse x il segno è negativo. Ok? Allora, adesso vediamo fondamentalmente l'applicazione di questo concetto. Questi integrali dove si applicano? Allora, si applicano negli esercizi per il calcolo delle aree. Ok? Se io, per esempio, vi do sempre una mia funzione f di generica, ok, che rappresentiamo sul piano cartesiano in questo modo. Allora, la curva fa un andamento di questo tipo. Ok. Allora, identificherò tre punti, il punto A, B e C, quindi lo scriviamo in blu, punto A, il punto B e il punto C. Allora, quest'area, se la calcolate con gli integrali, avrà segno positivo, perché è sopra, quest'area ha segno negativo. Quindi, se io vi chiedo, voglio sapere l'area totale sotteso da questa curva e dall'asse x, voi cosa dovete fare? Allora, quest'area sarà uguale all'integrale col segno più da A e B della nostra funzione, ok? Meno, perché meno? Perché l'integrale da B a C, sempre della funzione, vi darà un'area negativa, quindi mettendo il segno meno davanti verrà positiva e si sommeranno le due aree fondamentalmente, ok? Avrete sommato, ripeto, lo disegniamo in verde, avrete la somma di queste due aree, la prima area, ok, più la seconda che è negativa ma con segno meno davanti diventa positiva e si sommano fra loro, ok, avrete l'area totale. Questa è una prima applicazione, diciamo è la più importante applicazione degli integrali definiti. Ovvio che questo concetto può essere esteso anche al calcolo delle aree fra due curve diverse, cioè se io ho due curve, una f di x e una g di x. Ok? Scusate se gli assi sono sempre un po' schifosi, ma allora io ho due curve, ho una f di x, ok, e ho una g di x. Okay? Mi segno, diciamo così, due valori in x, quindi una A e un B. Ok? E voglio sapere il valore di quest'area qua, tutta l'area in mezzo fra le due curve. Come si può fare? Non è un grosso problema, ve lo segno qua sotto. Allora, poiché l'integrale definito vi dà l'area sotteso dalla curva e l'asse x, voi potete fare senza problemi l'integrale da A e B di f di x in dx, che vi dà, guardate, tutta l'area che tratteggio in azzurro, blu, vi dà tutta quest'area, ok? Va bene, vi dà tutta quest'area. Per
Poi voi detraete da questo integrale qua, lo cambiamo il colore, facciamolo in verde, meno l'integrale da AB della curva g di x. Cosa succede? State detraendo l'area verde, cioè quella fra la curva g di x e l'asse x. Di conseguenza, cosa vi rimane? Vi rimane per differenza tutta l'area che a noi interessa, cioè esattamente l'area fra le due curve, vedete? Ve la segno in viola che forse è più chiara. Okay? Vi rimane tutta l'area compresa fra le due curve. Quindi è una situazione, diciamo, molto interessante. È utile anche negli esercizi, insomma, questo calcolo. Vedete, vi rimane tutta l'area viola fondamentale, per differenza fra l'area blu e l'area verde. Ok? Quindi questa è un'applicazione. Comunque, poi cosa abbiamo? Allora, abbiamo il calcolo, allora, calcolo dei volumi, ok? Calcolo dei volumi di rotazione. Allora, calcolo dei volumi di rotazione. Supponiamo che voi avete la vostra f di x, ok? Che rappresentiamo. Allora, identifichiamo sempre due estremi, giusto per fare i calcoli, che sono sempre A e B. Ok, io voglio calcolare il volume, ripeto, il volume del solido di rotazione intorno all'asse X di questa curva, cioè che volume ha, ripeto, volume, non area, volume. Sarebbe tutto questo, no? Tutto questo volume, ripeto, del solido di rotazione attorno all'asse X. Siete? Ok, questa è la vostra f di x. Io voglio tutto questo volume, adesso lo indico in giallo anche se non si vede benissimo, ma è tutta questa parte qua di spazio, eh? Ok, come fate? Allora, questo volume, c'è una formula abbastanza semplice. Questo volume è uguale a pi greco per, non vi farò vedere come si ricavano queste formule, perché sennò ci stiamo dei una vita, per cui vi faccio vedere solo a livello pratico cosa si fa per fare i calcoli, insomma. Ecco, fate l'integrale pi greco moltiplicato per l'integrale da a e b con gli estremi a e b della funzione elevata al quadrato. Ok, quindi questo qua è il volume solido in rotazione, volume solido rotazione. In generale, oltre ai soli di rotazione, c'è anche la possibilità, c'è una formula generica per il calcolo dei volumi dei solidi in generale. Okay. Supponete di avere in 3D il vostro solido. Questo solido è una cosa del genere. Supponete di sezionarlo con una serie di piani, ok? Voi l'avrete avrete il vostro solido che occuperà uno spazio definito fra l'A e il B sempre sull'asse X, ok? Avrete che l'impronta, ok, la sezione del vostro solido sul piano è una funzione di tipo SX, chiamiamola, sempre in X, ma una funzione di particolare. Allora, voi avrete che il vostro volume in generale, questa è una formula generale che può valere, allora, vale per la sezione dei solidi, no? Sapete come vale la sezione di un solido da A e B? Potete usare questa formula qua. Diventerà l'integrale da A e B della sezione del solido SX, che okay? In funzione di X, chiaramente, integrato in X, in dx. Ok, quindi questa qua è una forma che, diciamo tra virgolette, abbastanza generale. Ok, si usa un po', ripeto, non è molto, vedendola così è difficile capirla. Poi vedremo l'applicazione vera e propria negli esercizi e sarà sicuramente più chiara, perché è una formula molto generale. Lo scriviamo qua in parte. Poi vederla applicata chiaramente sarà meglio, insomma, ecco, sarà sicuramente più chiaro. Questo vi do delle spiegazioni sulle formule, un elenco di formule con le relative spiegazioni, ovviamente. Questo
il volume, poi abbiamo la lunghezza della curva e la superficie del solido di rotazione. Allora, anche qua, altra applicazione, calcolo lunghezza curva, chiamiamola così, calcolo lunghezza. Ecco, non vi faccio vedere solo la parte applicativa e non vi sto a dire tutto quello che sarebbe da dire sulla definizione di ogni formula, ok? Ovvio che questa qua che vi faccio vedere adesso, capite bene che visto che tipo di formula è, adesso vi faccio vedere. Allora, mi spiego. Innanzitutto cos'è la lunghezza della curva? Allora, data una funzione f di x, solita, nel piano, ok? Piano xy, voi volete calcolare la lunghezza di questa curva dal punto A al punto B. Ok? Quindi quanto è lunga la parte rossa, ok? Allora, la lunghezza, la formula della lunghezza da a a b, ok? È uguale a che cosa? È uguale alla radice integrale, quindi da a e b della radice di 1 più f primo di x al quadrato. Allora, ovvio che sapete benissimo che l'f' di x non è altro che la derivata della funzione, ok? Chiaro che se la funzione non è derivabile da a e b, non potete calcolare questa lunghezza, ok? Non con questa formula comunque. Ovvio che sia chiaro, ripeto, non sto a darvi tutte le definizioni di queste formule, le potete trovare un po' da tutte le parti. Io volevo farvi vedere a livello applicativo cosa significa la formula, cosa serve, cosa calcola, ok? E darvi e scrivervela, ok? E spiegarvela. Basta. Lo scopo di questo video è questo. Poi negli esercizi vedremo l'applicazione vera e propria pratica di queste formule, chiaramente. L'ultima formula è il calcolo, non del volume, della superficie. Calcolo superficie. Solido di rotazione, ribadisco, parliamo di superficie, non di volume come abbiamo fatto sopra. Superficie qua, ok? Allora, dato, quindi faccio il solito disegno. Allora, abbiamo la nostra curva, stavolta diciamola così, ma è la stessa cosa. Allora, cosa facciamo? La nostra curva f di x che ruota, okay, attorno all'asse x e determina questo solido di rotazione, ok? Noi vogliamo sapere diciamo così, il valore non del volume ma solo della superficie, ok? Della superficie, allora, la formula com'è? Allora, la superficie è data da 2 pi greco. Ecco, ricordiamo i soliti estremi sempre da A e B, quindi fissiamo da un punto A a un punto B, ok? Quindi l'integrale da A a B di che cosa? Da A e B della funzione f di x moltiplicata per 1 più f' di x tutto al quadrato, ok? Quindi molto simile al precedente, molto molto simile al precedente la formula, ok? E anche questa qua è una formula che ovviamente va applicata nel calcolo. Non vi sto a dare definizioni particolari né esclusioni, ovvio che deve essere derivabile la curva, se no non potete calcolare la derivata chiaramente, ok? Diciamo che gli integrali definiti cioè, oltre perché per il calcolo, diciamo, iniziale che vi ho indicato, proprio dell'area vera e propria, si fanno tutte queste applicazioni. Servono per fare queste applicazioni, per risolvere queste tipologie di problemi con questi tipi di formule. Ok? Nel prossimo video, questo video qua finisce qua. Nel prossimo video facciamo un po' di esercizi per applicare un po' queste formule, insomma, ecco. Grazie per la visione e arrivederci a tutti.